Buongiorno a tutti, oggi è martedì 17 settembre 2024. Le forze armate russe avanzano lungo ampi settori del fronte ucraino, accelerano il processo di riconquista dei territori del Kursk, interessati dalla penetrazione dell'esercito di Kiev, e colpiscono con devastanti attacchi missilistici infrastrutture critiche, come l'Accademia Militare di Poltava, centrata da un Iskander lo scorso 3 settembre. Dietro sollecitazioni di Kiev, Washington e Londra valutano la possibilità di autorizzare l'esercito ucraino a impiegare armi a lungo raggio fornite dai paesi NATO per sferrare attacchi in profondità in territorio russo. Putin e Lavrov, dal canto loro, hanno avvertito le controparti occidentali che un'iniziativa simile incrementerebbe in maniera decisiva il coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto, alterandone radicalmente e irreversibilmente la natura. Il Wall Street Journal sostiene che la strategia portata avanti dagli Stati Uniti sino ad ora sia vincente, in quanto funzionale al contenimento della Russia, mentre per la stampa è erroneo ritenere che il tempo giochi a favore della Russia e basterebbe che Kiev utilizzasse armi a medio raggio per disarticolare la catena logistica russa. Considerazioni sostanzialmente dello stesso tenore sono state formulate dai direttori della CIA e del Secret Intelligence Services britannico nel corso di un incontro organizzato dal Financial Times. Parliamo di tutto questo assieme a Francesco Dall'Aglio, che è un medievista, saggista, ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici al Dipartimento di Storia Medievale dell'Accademia delle Scienze di Sofia, gestore del canale Telegram War Room, e coautore, assieme a Carlo Ziviello, del volume Putin, Oppenheimer e altre storie sulla bomba, pubblicato da Ad Est dell'Equatore nel 2023. Grazie Francesco, come sempre. Come sempre, Giacomo, grazie a te per l'invito, grazie a chi ci ascolta naturalmente. Tu, Francesco, hai seguito abbastanza questa vicenda della fornitura di armi a lungo raggio, cioè no, più che della fornitura, della concessione, dell'autorizzazione dell'impiego di queste armi per colpire obiettivi in profondità. Ma a me farei un passo indietro. Anche qualora avessero concesso il nulla osta, da un punto di vista militare, cosa sarebbe cambiato in maniera decisiva l'equilibrio delle forze sul campo di battaglia? Allora, questo è diciamo un capolavoro propagandistico. Propaganda non è una cattiva parola, io lo dico sempre. Propaganda significa presentare le cose in modo che siano a te quanto più favorevole possibile. Dicevo, un capolavoro propagandistico di Zelensky, della leadership ucraina e di quel gruppo misto democratici neocon che spinge per una accelerazione, diciamo così, del conflitto o almeno per un suo prolungamento quanto più possibile, cioè quello di presentare quest'ultima cosa, la concessione dell'autorizzazione per colpire obiettivi militari, ma anche energetici, lo ha detto Zelensky in un'intervista alla CNN di un paio di giorni fa, in profondità sul terreno russo, quindi non sulla linea del fronte, o immediatamente a ridosso, ma molto in profondità. Sto parlando di armi che hanno una gittata di almeno 300 km, con alcune varianti che arrivano a 500, quindi effettivamente è davvero in profondità. Ora, ovviamente la Russia è un paese molto grosso, però effettivamente non è che puoi far partire gli aerei da Vladivostok. Insomma, ovviamente è chiaro che, anzi, già la Russia ha dovuto arretrare. Questo lo sappiamo con certezza, è stato tra l'altro ammesso anche dalle stesse fonti russe, oltre che è evidente da osservazioni satellitari. Ha dovuto comunque arretrare le sue basi aeree, diciamo quelle immediatamente a ridosso del fronte non vengono utilizzate. Così come sappiamo anche molto bene, per esempio, che la flotta del Mar Nero sostanzialmente ha rinunciato a stanziarsi a Sebastopoli perché è esposta al tiro appunto di missili, droni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire, come leggiamo certe volte, che la flotta russa sia stata affondata o non agisca più. Significa che agisce, diciamo, un po' più da dietro. Ecco. Queste installazioni e altre, molte di più ancora, sarebbero teoricamente a tiro di tutta una serie di armamenti con delle gittate, dei range di azione variabili, che sarebbero gli ATACMS, ovviamente in varie configurazioni, e i JASM, che è un altro tipo di missile, non solo con una gittata maggiore, ma con un sistema di guida diverso e migliore di quello degli ATACMS, che sostanzialmente usano il GPS, quindi sono relativamente
tutte facilmente disturbabili, ecco, relativamente, dico, perché chiaramente lo devi vedere, cioè non è che puoi lanciare un disturbo GPS a 360 gradi intorno a ogni cosa, perché poi andresti a devastare anche la tua logistica e la tua organizzazione, chiaramente. Però è stato davvero un capolavoro diplomatico quello di dire che la guerra noi la possiamo vincere senza nessun problema, innanzitutto se continuano a mandarci armi e munizioni, sempre di più, perché è da un po' che la quantità è scemata, ed è scemata la velocità con cui queste armi vengono trasferite, cioè molto spesso, come ha detto anche lo stesso Zelensky, ma come insomma abbiamo si è notato, chi segue le operazioni sul fronte lo ha notato, molto spesso è vero che questi pacchetti di aiuto dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, da dove insomma un po' ci pare, vengono approvati, però diciamo che ecco, l'arrivo del materiale che è stato approvato ci mette un po' di tempo, in più c'è anche un dettaglio, un cavillo, molte volte questi pacchetti che sono approvati servono alla costruzione, alla fabbricazione di questi armamenti. Cioè io è vero ti do 250 milioni di dollari in proiettili d'artiglieria, però li devo o fabbricare o comprare in giro, non ce li ho più. Un tempo era molto più veloce l'arrivo, una volta che i pacchetti venivano approvati, non perché ora manchi la volontà politica, ma perché sostanzialmente abbiamo NATO dato fondo alle scorte già pronte. Adesso o devi intaccare le tue riserve strategiche, cosa che non a tutti gli eserciti fa piacere, diciamo così, poi dipende anche da che riserve strategiche hai, ovviamente, riserve strategiche degli Stati Uniti, diciamo che insomma consentono un po' di gioco. Riserve strategiche italiane, insomma, non è che puoi dargli metà di quello che hai, e poi ci vorrà parecchio tempo. Quindi, dicevo, non è una questione di mancanza di volontà, ma è una questione del fatto che tu queste cose non le hai, non le hai ancora, le devi fabbricare, le devi comprare, eccetera, eccetera. In più, se ci darete l'autorizzazione a colpire in profondità sul territorio russo le loro installazioni militari, le loro installazioni energetiche, con queste super armi straordinarie che noi già utilizziamo, ma non abbiamo diritto di utilizzare così in profondità, la guerra è vinta proprio senza neanche discutere, e la Russia sarà obbligata a venire a negoziare non più da una posizione di forza, ma da una posizione di debolezza. Cioè sostanzialmente è lo stesso piano di pace iniziale dell'Ucraina, cioè recupero dei territori, ritiro delle truppe russe, eccetera, 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 però messo stavolta in una, cioè come se avesse alle spalle anche la strategia per conseguirlo. Questa cosa non è vera. Questa cosa non è vera per due motivi principali. Il primo, potremmo dire, se vogliamo, di ordine psicologico. Una delle scommesse è, e lo ha detto proprio esplicitamente Zelensky in questa appunto famosa video intervista tra l'altro alla CNN, ha detto: se noi facciamo provare alla popolazione russa quello che stiamo provando noi, la popolazione russa farà pressione su Putin, Putin non ha paura di niente se non del suo popolo, essendo un dittatore, e quindi se noi distruggiamo le centrali elettriche russe, i russi si solleveranno e o cacceranno Putin o faranno quello che gli pare, però insomma comunque lo obbligheranno a ragionare con noi. Ora, a questa cosa ci sarebbe istantaneamente da dire: l'Ucraina è bombardata da 2 anni e mezzo, eppure non sembra che la popolazione, al di là di ciò che ogni singolo individuo può pensare, non pare che la popolazione si stia organizzando per cacciare Zelensky e fare la pace con i russi alle condizioni della Russia. Perché dunque i russi, una volta bombardati, cioè una volta che la grande paura della leadership russa di essere bombardati non è più una paura, ma diventa un fatto, e quindi implicitamente tu dai ragione a Putin, ah, ma allora è vero che questi ci volevano bombardare, tant'è che appena hanno potuto lo hanno fatto, in base a quale criterio i russi dovrebbero andare a prendere Putin coi forconi e obbligarlo a fare una pace
favorevole all'Ucraina, restando quindi nella possibilità che tra 5 anni, se vogliono, ti bombardano un'altra volta. Cioè, questa è proprio la prima, però questo, vabbè, è un ragionamento razionale. D'altro canto, noi abbiamo visto già dall'inizio del conflitto, se ti ricordi sicuramente, si ricorderanno anche le persone che ci ascoltano, come istantaneamente l'idea delle sanzioni doveva portare a questo. I russi, gli togli la Coca-Cola, gli togli Netflix, gli togli McDonald's, ovviamente non possono venire più in vacanza a Rapallo o a Sorrento, e quindi immediatamente faranno la rivoluzione, cacceranno. Adesso invece la rivoluzione la fanno perché gli bombardi le centrali elettriche. Però, insomma, ripeto, già questo è. In secondo luogo, dal punto di vista specificamente militare, una campagna missilistica con questo tipo di armi presuppone una carenza, per non dire un'assenza, di antiaerea da parte russa, e presuppone soprattutto un quantitativo enormemente grande di missili. Perché per fare in modo che uno di questi missili colpisca la centrale o l'aeroporto, tu ne devi lanciare 10. Inoltre abbiamo visto tante volte missili russi colpire l'aeroporto di X e 3 giorni dopo l'aeroporto è di nuovo in funzione. Abbiamo visto tante volte missili russi colpire le centrali elettriche, dopodiché, certo, con difficoltà, eccetera, eccetera, il sistema elettrico torna più o meno a funzionare. Queste armi non sono armi talmente tanto potenti da poter distruggere una centrale elettrica, da poter mettere fuori combattimento un aeroporto, un porto, potrebbero colpire sì un centro comando, va bene, sì, questo sì, però comunque non sono così i cosiddetti bunker buster. Un centro comando sotterraneo protetto da una volta di cemento armato non lo distruggi, ovviamente. Quello che potresti fare, questo sì, ne parlava, tu citavi l'articolo della stampa che era del colonnello in pensione Stirpe, colpire per esempio la logistica, questo sì, colpire le stazioni ferroviarie, i nodi di intercambio tra ferrovia e strada, diciamo, asfaltata da cui puoi partire in campo, questo sicuramente sì, però fermo restando che sono già anche questi a fine corsa, cioè tu hai poco, cioè la tua gittata è grosso modo quella, non è che tu dici io ho la possibilità di scegliere centinaia di questi nodi logistici, capito? Perché tutto il territorio della Russia europea. Innanzitutto la Russia arretrerebbe magari un'altra volta, cioè ne avrebbe sicuramente un danno, però comunque sta roba arriverebbe, invece di arrivare in 24 ore arriverebbe in 36, che certo non è bene, per carità, però comunque arriva, non è che tu impedisci l'arrivo. In secondo luogo, questi nodi di interscambio sarebbero protetti dalla contraerea, ovviamente, e noi sappiamo bene che la Russia ha molta più contraerea di quanto non ne abbia l'Ucraina, quanto non ne abbia la NATO. In realtà questo è un problema annoso che adesso sta cominciando a diventare abbastanza evidente, perché al di là della propaganda in base alla quale ogni missile o ogni drone che viene lanciato dal territorio ucraino colpisce il bersaglio con risultati catastrofici, devastanti, mettendolo completamente fuori uso, questa cosa non è vera. Questa cosa non è vera, bene o male, il rate, mentre invece ovviamente la poca antiaerea ucraina colpisce il 90, il 95, il 98% dei missili che vengono lanciati dalla Russia. Ora, diciamo che a voler essere ottimisti viene colpito il 50%, il che significa che se tu ne lanci 50 ne arrivano 25. Corollario, che forse è la prima cosa invece, quanti missili hai? Questo è un grosso problema, perché se tu avessi a disposizione un potenziale infinito di missili e di lanciatori, perché poi una volta che tu hai lanciato da qualche parte, ovviamente il luogo di lancio viene visto, e chiaramente ci sarebbero delle risposte su quei luoghi di lancio. Per quanto riguarda gli ATACMS, vabbè,
insomma, bene o male, li lanci con dei lanciatori mobili, però per esempio i missili lanciabili dagli aerei, gli aerei possono decollare e atterrare, non è che puoi nascondere sotto un albero come puoi fare con un lanciatore, ovviamente. Il problema grosso è quanti missili hai. Allora, bene o male, di ATACMS si stima che prima del conflitto gli Stati Uniti ne avessero a disposizione meno di 2000. Metà di questi sono già stati mandati all'Ucraina. Hanno avuto effetti devastanti? No. Hanno avuto effetti vantaggiosi per l'Ucraina? Sì, sicuramente, ovviamente ne hanno avuti. Hanno impedito alla Russia di continuare la sua campagna militare? No. Possono farlo se colpiscono più in profondità in questi magici luoghi dove si annida il potenziale militare russo? No, anche se andassero tutti a segno, non ce la farebbero. Questo, ripeto, non è per dire che sono armamenti scarsi, non è assolutamente vero, sono ottimi armamenti, però non stai utilizzandoli in Afghanistan, non stai utilizzandoli neanche in Iraq, e già in Iraq è stata ben diversa come situazione, non stai utilizzandoli nella ex Jugoslavia e lì è stata ancora più diversa. Si parte appunto dal presupposto che dire ti autorizzo a lanciare i missili significa automaticamente dire una quantità infinita di missili arriverà tutta sul bersaglio distruggendo il potenziale militare russo. Questo non avverrebbe nemmeno se tu davvero avessi una quantità infinita di missili, e non ce l'hai. Hai una quantità molto finita di questo tipo di missili. Tant'è che si dice che l'idea di autorizzarne l'utilizzo, i missili JASM e non più soltanto gli ATACMS, non è perché sono meglio, ma perché tu non hai più ATACMS da mandare e quindi devi dargli qualche altra cosa. Mi sembra che ci sia una sottovalutazione strutturale delle capacità avversarie. Per cui i russi basta che colpire un certo punto, hanno dei punti deboli, colpiti in quel punto debole viene giù tutto il sistema, la macchina militare russa, tutta la macchina logistica. Poi, e questo già lo sentivamo prima del conflitto, poi vediamo che non è esattamente così, che i russi hanno per esempio una certa categoria di missili che gli occidentali non hanno, e questo dovrebbe mettere in discussione anche tutta la, diciamo, il raziocinio delle nostre spese militari, perché noi spendiamo, specialmente gli Stati Uniti spendono una quantità di soldi immane, ma non hanno i missili ipersonici, non è una cosa di poco conto. E adesso vediamo per esempio che persino gli Houthi hanno dei missili balistici che non si capisce se siano ipersonici o meno, ma sicuramente sono riusciti a bucare tutto il sistema di difesa israeliano, e ricordiamo che c'erano anche gli schieramento di navi statunitensi. Questa dotazione, cioè questo genere di avanzamento militare da parte di paesi che prima magari erano considerati non all'altezza dell'Occidente, sta cambiando le regole del gioco senza che gli occidentali se ne accorgano, o senza che gli occidentali consentano a riconoscerlo, questo mutamento? Accorgersene sicuramente se ne accorgono, il problema naturalmente sì, è riconoscerlo. Io ricordo, dico da subito che mi intendo molto poco di navi, quindi però io ricordo che mi colpiva, per essere forse un po' troppo ottimista, la reazione dell'opinione pubblica al fatto che veniva varata, parla di navi appunto, l'operazione nel Mar Rosso per stroncare gli Houthi. Io dicevo, ma non lo so, ripeto, io di navi tanto non me ne intendo, però a me non pare che, anche se mandi le portaerei, effettivamente tu possa colpire un nemico che utilizza questo tipo di strategie e che appunto è piazzato sul territorio in maniera diversa da come può essere piazzata una Cina, una Russia o anche un Iran. E infatti la missione c'è stata, adesso non se ne parla più, la missione teoricamente c'è ancora, ma nessuno ne parla più, perché bene o male gli Houthi hanno continuato a fare quello che volevano. Se vai su quei siti che consentono il tracciamento delle navi
niente di illegale ovviamente, anzi, però se vai su quei siti e vedi la navigazione che c'è adesso nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, eccetera, eccetera, noterai che sostanzialmente tutte le navi, accanto al loro nome, hanno equipaggio cinese, non affiliato con Israele, capito? Quindi, come a dire, se la missione avesse avuto successo, queste cautele, diciamo così, non ci sarebbe bisogno. Chiariamo subito una cosa sulla questione dei missili. Allora, innanzitutto quello degli Houthi era, sì, diciamo che è abbastanza certo che fosse un missile ipersonico, ed è la copia o la produzione su licenza, diciamo così, dell'ipersonico iraniano. Vabbè, quindi non c'è stata, proprio si è visto anche, cioè loro hanno diffuso un filmato nel quale si vede questo missile, non ovviamente colpire lo Stato di Israele, ma questo missile che viene appunto messo sulla piattaforma, eccetera, eccetera, sostanzialmente è la copia con pochissime modifiche del missile ipersonico iraniano. Quindi è probabile che è certo che il trasferimento sia avvenuto dall'Iran. Dopodiché ci sarebbe da chiedersi chi ha dato all'Iran la tecnologia ipersonica. Gli iraniani hanno degli ingegneri straordinari, quindi possono esserci arrivati tranquillamente da soli, ma è molto probabile che Russia e Iran, diciamo, si scambino, oltre che materiale, si scambino informazioni, si scambino progetti, eccetera, eccetera, visto che appunto adesso a breve dovrebbe essere firmato un accordo proprio di partnership strategica globale, ma nei fatti questa partnership già c'è. È vero che la Russia e l'Iran hanno queste armi, anche la Cina probabilmente, ma perché tradizionalmente la Russia si è sempre affidata ai missili. Gli Stati Uniti tradizionalmente si sono sempre affidati alla flotta e all'aviazione, che è un punto di forza statunitense, molto meno per la Russia. La Cina, vabbè, discorso a parte, bisognerebbe parlarne dopo. Così come invece la Russia, essendosi sempre affidata alla difesa e all'offesa anche missilistica, principalmente ovviamente ha dei missili che sono superiori a quelli statunitensi. Ripeto, non è perché uno è scarso e l'altro è bravo, è perché proprio strategicamente tu hai fatto delle scelte, tra l'altro delle scelte di cioè questa idea di mollare i bombardieri strategici e dedicarsi alla difesa missilistica cioè, l'ha fatta Stalin sostanzialmente dopo la seconda guerra mondiale, quando appunto ci si chiedeva: noi dobbiamo competere con gli Stati Uniti, dobbiamo fare pure noi la mega flotta di bombardieri, ma ce l'hanno dopo come ce l'hanno loro? No, non ha senso, ci costerebbe troppo e i loro bombardieri sono meglio dei nostri, siccome i nostri missili sono abbastanza buoni potenziamo questo. Cioè, capito, sono delle cose che partono da decenni e decenni e decenni fa. Non è che tu stupidamente non hai fatto il missile ipersonico. Il missile ipersonico arriva a chiusura, diciamo per ora, di un percorso di perfezionamento tecnologico che tu hai fatto partire dagli anni 50, così come la marina statunitense, insomma, non è che puoi dire che è scarsa, è tuttora la migliore che c'è al mondo. Perché? Perché parte, ovviamente, gli Stati Uniti sono un'isola sostanzialmente in mezzo al mare, è ovvio che devi potenziare la marina e l'aviazione. Chiaramente. Certo, il fatto che adesso ci siano degli attori che tu prima non avevi considerato in grado, volendo, di affondartela da portaerei, ovviamente è una cosa che deve darti da pensare. Però guarda che se la politica non ne parla, perché ovviamente sarebbe dura da ammettere, perché c'è sempre questo pregiudizio razzista, chiamiamolo razzista tranquillamente, in base al quale l'Occidente è automaticamente superiore a chiunque altro, qualsiasi aereo occidentale è meglio, anche qualsiasi missile, tant'è che quando si parlava degli ipersonici russi, ma tanto non funzionano ammesso che esistano. Perché? Perché se no dovresti dire, se veramente sono così forti e così difficili da... com'è che noi non ce li abbiamo migliori dei loro? Non è solo com'è che noi non ce li abbiamo, com'è che i nostri
non sono migliori dei loro. Però queste cose i militari le sanno benissimo. I politici vanno, dicono, parlano, chiacchierano, eccetera. I militari le sanno benissimo, tant'è che ovviamente adesso un bel po' di finanziamenti gli Stati Uniti li stanno dirottando sul settore ipersonico, dove però hanno un ritardo grosso, hanno un ritardo di ricerca, e quando avranno colmato il gap della ricerca, al di là del fatto che la ricerca in Russia, in Iran e in Cina sarà ovviamente andata avanti, naturalmente, avranno un gap di produzione, ovviamente. E questo è chiaro. Così come se adesso la Russia decidesse di dotarsi di una flotta di portaerei, ovviamente, insomma, ci metterebbe un pezzo, spenderebbe una caterva di soldi, e quando questa flotta finalmente la puoi varare, intanto cinesi e americani sono già andati avanti parecchio. Cioè, ripeto, queste sono delle valutazioni strategiche che hanno a che fare proprio con come tu vedi il tuo ruolo militare nel mondo. Gli Stati Uniti ovviamente lo vedono in proiezione, lo sappiamo questo. La Russia non lo vede in proiezione. La Russia ha la sindrome dell'accerchiamento, eventualmente. Quindi ha bisogno di qualcosa che, partendo dal suo territorio, arriva a casa tua. Gli Stati Uniti non ce l'hanno questa sindrome di accerchiamento e dicono: io per prima cosa arrivo a casa tua e poi ti bombardo lì, diciamo, quasi da casa tua, sostanzialmente. Ma questa è una cosa che i russi non hanno. Non perché i russi sono buoni e gli americani sono cattivi, ma perché proprio strategicamente, ecco, geopoliticamente, visto che è una parola di moda, se tu guardi su una carta geografica gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, beh, si capisce ovviamente chi si sente minacciato da cosa, chi è obbligato, per avere una politica da grande potenza, ad allontanarsi da sé, e chi invece può esercitare una politica da grande potenza standosene a casa sua. Cioè, gli Stati Uniti non possono fare la politica da grande potenza da Washington, non c'hanno, cioè, c'hanno il Canada e il Messico, ovviamente. La Russia la può fare, la Cina la può fare. Ovviamente è chiaro, se la vuoi fare globale devi avere mezzi di proiezione, questo è naturale. Però, ripeto, già guardare una cartina ci lascia capire come mai i russi abbiano storicamente sempre investito nei missili e gli americani storicamente sempre nella marina e nell'aviazione. Ho fatto, fermo restando che tutti e due poi hanno investito nelle truppe di terra, chiaramente questo è ovvio, ma i russi più degli americani, per lo stesso identico motivo di cui sopra. Sì, c'è anche, secondo me, voglio sentire la tua opinione in merito a questo, secondo me ci sono due punti in cui questo discorso che sono coerenti, cioè il fatto che è vero, ogni paese ha le sue caratteristiche, in base alle proprie caratteristiche sviluppa la propria cultura, la propria visione del mondo legittima, sviluppa un certo tipo di sistemi d'arma, un certo tipo di strumentazioni. Questo però a volte, magari lungo un percorso, subentrano delle innovazioni in un settore specifico che possono avere degli effetti talmente dirompenti da sconvolgere un equilibrio che era considerato per immutabile. Chiaramente io non ho degli elementi per, non ne so abbastanza di questa materia, però leggevo su molte analisi, per esempio Andrei Martianov, che è un analista militare piuttosto in gamba, parlava del fatto che comunque le portaerei hanno un'influenza ridotta rispetto a quanto non l'avessero prima. Prima erano un attore decisivo su tutti i teatri, adesso le cose cambiano. In secondo luogo, ti volevo sentire cosa ne pensavi riguardo una cosa. Il complesso militare industriale statunitense è una mangiatoia senza fine, e quindi siamo arrivati forse a un punto in cui questo sistema è concepito per far soldi, non per vincere le guerre. Tu cosa ne pensi? Allora, subito sulla prima cosa delle portaerei, sì, assolutamente, le portaerei erano, sono tuttora uno strumento di coercizione molto forte, di proiezione molto forte. Ti ricordo, nell'Ottocento si parlava della politica delle cannoniere, no? Cioè, non c'erano ancora le portaerei, però tu mandavi 25 cannoniere fuori il porto cinese, malese o quello che era, o giapponese, e ovviamente chi non aveva modo di affondartele doveva necessariamente accettare. Questo ragionamento valeva con le portaerei, però abbiamo visto che, insomma, la presenza di due gruppi di portaerei nell'area non è che abbia fatto scappare gli UTI nelle loro colline e nelle loro montagne. Quindi sì, si sta riducendo
ed è un pozzo di soldi questo tipo di politica, costa davvero tantissimo. Teniamo presente che buona parte del budget stratosferico, inarrivabile per nessuno, che gli Stati Uniti destinano alle spese militari, non è che vada in produzione o innovazione e sviluppo, va sostanzialmente a pagare le spese. Ed è chiaramente è una battuta quella che gli americani avevano bisogno di una penna per scrivere nello spazio, l'hanno creata e costava 50 milioni di dollari, invece i russi hanno usato una matita. Non è vero che non puoi usare una matita, nell'ora che si spacca e ti può trafiggere il cranio la grafite, non è vero, anche loro hanno sviluppato una penna, però è vero che il sistema, essendo un sistema tra l'altro basato sulle commesse statali, ma sul dare conto agli azionisti, è ovviamente è un sistema che sicuramente persegue gli obiettivi strategici del tuo paese, ma persegue in primo luogo il profitto, ovviamente. Cioè la Lockheed e altre non solo devono sviluppare sistemi d'arma che possono servire agli Stati Uniti per la loro politica di potenza, ma devono anche venderli, guadagnarci, non è dici li vendo così, esco in pari, no, io ci devo guadagnare, perché altrimenti la gente le azioni della Lockheed non la compra più, invece se loro stanno perennemente in pari, quindi questo è vero. Se questa può sembrare una, diciamo così, lode dell'economia pianificata e statale rispetto a quella capitalistica e privata, sì, lo è, cioè, soprattutto per quello che riguarda la produzione di materiale strategico, ovviamente, perché se io ci devo guadagnare, vuol dire automaticamente, se non altro, che costerà un po' di più. Cioè, assolutamente non è detto che sia più scadente, per carità, anzi, magari potrebbe anche essere migliore, perché io coinvolgo molta più gente, molti più, però questa gente la devo pagare, questi super materiali meravigliosi li devo pagare effettivamente. Basta pensare appunto alla questione dell'M16, no? Il fucile classico statunitense, che debuttò in servizio nella guerra del Vietnam con condizioni climatiche e logistiche complesse, con il claim pubblicitario che era un fucile che tu non dovevi pulire mai. Figurati. E infatti, nel giro di poche settimane, gli sciagurati che non lo pulirono mai si trovarono in condizioni, ovviamente, questo sistema di autopulitura perfetto che non funzionava era stato pagato caro e amaro, naturalmente, sia come ricerca che come sviluppo che come componentistica. Altri sistemi che funzionano perfettamente, che sono ottimi, sono stati comunque pagati per ricerca, sviluppo e componentistica molto più del dovuto, molto più del loro costo. Perché? Perché ci devi guadagnare. E tu dici, ma anche in Russia ci mangiano sopra. Hai voglia, assolutamente. Però comunque non c'è questa idea che le industrie militari sono private e producono grosso modo. Cioè, se domani mattina la Lockheed, formalmente, se la Lockheed decidesse di non produrre più niente perché quanto li paga l'esercito statunitense è troppo poco, e di vendere tutto quanto, non dico all'Iran, ma alla Francia, potrebbe farlo in linea di principio. Ma è chiaro, è naturale, tu hai firmato dei contratti, è naturale che questa cosa non capirebbe mai, perché comunque l'esercito statunitense resta il tuo primo cliente, ed è, ovviamente ci sono delle partecipazioni statali, non è che questo sia esclusivamente in mano agli eredi locali, chiaramente. Però in linea di principio questa cosa che tu dici è vera: a parità di qualità si spende comunque di più nel sistema occidentale, diciamo così, di quanto non si spenda negli altri sistemi. Per cui è vero che comunque la cifra su cui può contare ogni branca delle forze armate statunitense è spropositatamente alta rispetto alla Cina o alla Russia o a chiunque altro, però è anche vero che buona parte di, cioè, non è che se gli Stati Uniti hanno un budget per la difesa di X trilioni di dollari
vuol dire che sono X trilioni di dollari di munizioni. Non funziona così, ovviamente. Esattamente. Questo è un discorso, secondo me, che non fa una piega, obiettivamente. Tornerei per l'ultima domanda, Francesco, al punto iniziale. Cioè, tu giustamente hai detto che questo utilizzo, che questa concessione dell'autorizzazione all'Ucraina di usare armi a lungo raggio, di per sé cambierebbe ben poco da un punto di vista militare. Ma se così, se le cose non stanno così, perché secondo te Lavrov e Putin hanno messo in chiaro, e non l'hanno fatto in termini ambigui, l'hanno messo proprio veramente, Putin l'ha dichiarato in un'intervista, Lavrov ha convocato tutti gli ambasciatori dei paesi occidentali, gli ha spiegato che in quel caso in cui gli occidentali concedessero nulla osta, questo significa partecipare direttamente al conflitto, perché comunque quei sistemi d'arma richiedono una preparazione che gioco forza necessita del contributo attivo di personale occidentale. Questo cambierebbe la valutazione che la Russia ha del conflitto e la posizione degli occidentali. Perché ha dato un avvertimento così serio in questo momento? Perché, parliamoci chiaro, secondo me non è da escludere quantomeno che fino ad oggi gli occidentali abbiano partecipato attivamente anche in tutti quegli attacchi sul ponte di Crimea, per esempio. Avevo perso la scheda, scusami. Allora, due motivi primari. Il primo, la Russia ha interesse a chiudere questo conflitto quanto più velocemente possibile. Quindi, fornire un altro sistema d'arma, convincere la leadership ucraina che la guerra, non dico può essere vinta, ma può essere mantenuta ancora per un anno, due anni, eccetera, eccetera, è una cosa che alla Russia non conviene, così come, questo anche va detto, non le conviene minimamente allargare il conflitto. Le conviene chiuderlo quanto prima possibile, ovviamente partendo da una posizione di forza, perché la chiusura quanto prima possibile per tornare a casa, però è chiaro che non è questo quello che vuole fare. La seconda cosa che è più importante, la Russia, adesso può sembrare paradossale e mi attirerò qualche critica, la Russia non ha nessun problema con l'Ucraina, la Russia ha un problema con la NATO. La Russia ha cominciato ad avere problemi con l'Ucraina in quanto tale quando Ucraina e NATO si sono fidanzate con proposito matrimoniale. Prima, sì, certo, la Russia aveva interesse a che l'Ucraina fosse economicamente quanto più possibile dipendente dalle sue importazioni e dalle sue esportazioni, certamente. Piccola parentesi, anche l'Ucraina aveva questo interesse dal punto di vista economico, questo non ce lo dimentichiamo, perché sembra sempre che, capito, la Russia avesse imposto dei contratti capestro e li obbligasse a vivere in sottosviluppo. Beh, non era esattamente così. Se ci andiamo a guardare quello che offriva l'Unione Europea e quello che offriva la Russia, non è che fosse proprio un vantaggio chissà quanto straordinario. Però questi sono altri ragionamenti. Il problema della Russia è la NATO. Giustamente, se tu mi distruggi l'aeroporto di Engels, va bene? Chi mi dice che poi non mi attacchi da quella direzione, non più con l'esercito ucraino, ma con l'esercito tuo? Cioè, la Russia lecitamente considererà un attacco di armi tecnologicamente molto avanzate, prodotte dalla NATO, dirette dall'intelligence NATO, maneggiate da personale NATO. Ragazzi, non continuiamo a prenderci in giro con questa cosa che gli ucraini sono talmente tanto intelligenti, gli bastano 3 settimane. Il personale di una batteria di Patriot si addestra per 2 anni. Si addestra per 2 anni, capito? Cioè, non è poi dopo 2 anni, tac, è perfetto. Ok? Quindi non partiamo da questo. Diretta dallo Stato Maggiore della NATO in cooperazione con lo Stato Maggiore ucraino, la Russia lo considererà come un attacco della NATO. E giustamente dirà, chi mi dice che questo non è un attacco di apertura per farmi sparare tutte quante le mie difese aeree in quella direzione e poi colpirmi non più con i 6 F-16 che hai mandato che sparano dalla parte occidentale, ma con gli F-35 tuoi? Chi me lo dice? Me lo dici tu? E io ci credo, quindi ci devo credere perché me l'hai detto tu. È ovvio che il problema è questo. È chiaro che la Russia, così come temeva
a torto o a ragione, questo ormai non ci interessa più purtroppo, così come temeva che l'Ucraina potesse essere una base che la NATO avrebbe potuto utilizzare contro la Russia, nel momento in cui lo diventa oggettivamente, perché appunto non si tratta più di bombardare Donetsk o Belgorod o di mandare un drone e colpire una raffineria anche molto in profondità, qua si tratta di colpire obiettivi strategici con armi in grado di farlo e in grado di provocare danni molto seri, non tanto seri da far vincere la guerra in automatico all'Ucraina, ma ripeto, il problema della Russia non è la guerra in Ucraina, il problema della Russia è la guerra con la NATO. Se tu mi distruggi l'aeroporto di X e contemporaneamente mi hai fatto sparare buona parte del mio potenziale antiaereo da quella direzione, chi mi dice che poi non mi attacchi? Per quanto mi riguarda, quello è l'attacco di apertura della NATO e lo tratterò come tale. Digli che hanno torto, poi possiamo non essere d'accordo, possiamo dire vabbè, però non è che poi tirano i missili e poi la NATO manda gli F-35, ma uno Stato Maggiore non può ragionare dicendo vabbè tanto non succede niente, cioè non, esatto, non esiste questo ragionamento, non può esistere una cosa del genere. Se tu, ripeto, mi attacchi con armi occidentali, dirette dall'Occidente, con l'intelligence dell'Occidente, con gli equipaggi dell'Occidente, con lo Stato Maggiore occidentale che li manda, scusami, io che devo pensare a questo punto? Che l'Occidente mi sta attaccando. Questo è quello che dice cambia la natura del conflitto. Non è più operazione militare speciale contro il governo ucraino, chiudibile domani mattina se il governo ucraino dice ok, tenetevi quello che vi siete presi e noi non entriamo più nella NATO. Diventa una cosa radicalmente diversa. Radicalmente. E noi possiamo dire vabbè, dai, non succede, ma gli stati maggiori non possono ragionare dicendo vabbè, ma se ragionassero dicendo vabbè, tanto non succede, allora leva di mezzo gli eserciti. Pure noi, no, in fin dei conti, chi ci deve attaccare? La Libia. E allora leviamo lo sto esercito, dai, che ce ne abbiamo fatto. E non puoi ragionare così, ovviamente. Ovviamente, ovviamente. Perfetto, siamo in chiusura. Io vi ricordo, come sempre, che questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze, e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione tutti i dati necessari per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivere ai miei canali Telegram, Rumble e Odissee. Francesco, grazie come sempre per le tue riflessioni, la tua disponibilità. Ci sentiamo presto per una nuova analisi, se sarai grazie, d'accordo. Assolutamente, grazie a te per l'invito e alla pazienza di chi ci ascolta, e a presto, anche se, come dico un po' a tutti, insomma, mi piacerebbe tanto che non dovessimo sentirci più, ecco, mettiamola così, perché vorrebbe dire appunto che finalmente tutta questa faccenda ce la stiamo lasciando alle spalle, però temo che ci sentiremo ancora. Eh già, buonasera a tutti.